Sapevi che lo spazio qui dentro, tra le tue orecchie, è molto, molto, molto influenzato dallo spazio qui fuori? È proprio così. Fare attenzione allo spazio che ci circonda, soprattutto quando lavoriamo, non è soltanto un lusso, è una necessità. Barbara Lyon Stewart, un noto architetto e designer di interni, ci ricorda che, ad esempio, attività che richiedono molto brain power, molta attenzione e concentrazione andrebbero svolte in ambienti più tranquilli, mentre attività ripetitive che facilmente ci portano ad annoiarci o a distrarci andrebbero fatte in ambienti molto più dinamici e stimolanti. Una cosa che sicuramente non ti sorprenderà e che incessanti studi continuano a ricordarci è che la natura aiuta ad espandere e ad aprire la mente. Bastano 10 minuti di camminata senza telefono, senza tecnologia alla mano, per permettere alle idee che prima sembravano non riuscire a sbloccarsi non solo a fluire liberamente ma anche a connettersi tra loro, portandoti a quell'idea o a quella soluzione a cui non avevi pensato prima. Ora, mi rendo conto che non possiamo certo costruirci un ufficio sugli alberi e andare ai meeting con una liana, ma studi dimostrano che possiamo comunque modificare un pochino il nostro ambiente per richiamare quegli elementi naturali anche in un ufficio o nella nostra scrivania. Ad esempio, riuscire a trovare un posto che sia ampio, che abbia soffitti alti, che abbia finestroni grandi, è sicuramente utile. Io ricordo ad esempio una libreria bellissima, una biblioteca, non una libreria, bellissima a San Diego, con queste finestrone che guardavano l'oceano. Era sempre pieno di persone, quindi non era il posto più tranquillo del mondo, ma semplicemente quella vista e quella ampiezza di spazi mi consentiva di concentrarmi e di creare incessantemente. Ora, a volte lavoriamo in uffici piccoli, un pochino claustrofobici, quindi quello che possiamo fare è giocare sul colore verde, qualcosa che comunque richiami questa nostra connessione primordiale alla natura. Puoi giocare con un quadro, puoi giocare con una pianta, puoi sederti vicino alla finestra. Trova qualcosa che consenta di richiamare questo colore verde ai tuoi occhi. Anche semplicemente il desktop del tuo computer, se ci lavori costantemente davanti, può aiutarti in questo senso. Ovvio che non c'è pianta che tenga se la nostra scrivania è un caos. In altre parole, se siamo sotterrati da una pila di carte o di oggetti assolutamente inutili, che ovviamente rifletteranno il caos che abbiamo qui dentro. C'era un gioco bellissimo che facevo quando mi trovavo a lavorare in ufficio e che tuttora faccio quando ho qualche collega vicino, una sorta di gara. E la gara consiste in questo: arrivare a fine giornata con soltanto 5 cose sulla propria scrivania. E queste 5 cose devono includere la tastiera e il computer. Lo so, è un pochino estremo, però è divertentissimo e magari puoi farlo per una settimana o due, semplicemente trasformandolo in un gioco per abituarti a togliere tutto quello che non ti serve intorno a te. A volte ci riempiamo di cose soltanto perché vogliamo, no, trasformare la nostra scrivania in qualcosa di familiare, in qualcosa che ci rappresenti, e quindi cominciamo a riempirla di cose. Selezioniamo solo quello che davvero può aiutarci, eliminiamo tutto il resto, invece di dimostrare la nostra creatività con la quantità di cose astruse che abbiamo sulla scrivania. Proviamo a noi stessi che possiamo essere creativi semplicemente liberando lo spazio intorno a noi. E se lo spazio in cui lavori riguarda per buona parte il tuo computer, in altre parole, se sei davanti allo schermo per ore e ore, ricorda di applicare questa regola delle 5 cose anche lì. In altre parole, soltanto 5 tab aperte, niente finestre inutili, niente tab che non stai utilizzando, niente Facebook, niente Gmail, continuamente aperte mentre stai facendo altro. So che è qualcosa che va contro la nostra natura di voler essere ovunque in qualunque momento per non perderci nulla, ma allo stesso tempo è così basico e così semplice che con un piccolo sforzo possiamo provarci tutti a partire da oggi e noterai quanto cambierà il tuo spazio mentale, il tuo spazio creativo, e quindi quante più idee genererai nel giro di pochissimo tempo. E quindi la sfida di questa settimana consiste proprio in questo. Dai un'occhiata allo spazio lavorativo in cui trascorri la maggior parte delle ore della giornata e prova a vedere che cosa potresti cambiare per renderlo più ampio, più luminoso, più verde, per renderlo più creativo. E naturalmente non dimenticare di condividere nei commenti qui sotto tutte le tue idee, anche se ne hai una soltanto, non hai la più pallida idea di quanto potrebbe ispirare altri membri della tribù, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.
Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.